Si dovranno confrontare quindi queste due compagini stasera sul parquet di Siena dopo averlo fatto sul parquet di Sassari. È partita la gara, i primi secondi di gioco, Dor et Pastori che tenta la via del canestro, poi replica nuovamente ma sbaglia da sotto. Un frastuolo infernale, come abbiamo avuto modo di dire all'inizio del nostro commento, sta sottolineando queste prime fasi dell'incontro. È andato a segno Mossali per il Sassari, poi Ceccarini sta sospingendo molto velocemente il contropiede, Bini prova da tre, no scusate, Donati prova da tre e va a realizzare. Presente al palazzetto circa 200 sostenitori sardi e nuovamente la numera va a canestro con questa precisa conclusione di Bigot. Per la Conad abbiamo in campo con il numero 6 Lasi, con il numero 10 Pastori, con il numero 13 Visigalli, fallo su Pastori commesso da Ceccarini, con il numero 7 Giroldi e con il numero 14 Battisti. E c'è già qualche parapiglia sulle tribune, qualche diverbio con i sostenitori sardi, auguriamoci davvero che non succeda nulla di grave. Infrazione di passi, speriamo che le forze dell'ordine possano controllare la situazione, ci dobbiamo riparare anche noi. Pallone schiacciato per Lasi, il quale ritorna la palla a Pastori, viene stoppato, gli arbitri dicono che è tutto regolare, stanno anche piovendo degli oggetti in campo. È pericoloso tutto questo, addirittura viene colpito adesso un arbitro, ma queste cose non dovrebbero accadere. E guardate la Conad come perde un'altra palla e Bigot che la va letteralmente a depositare a canestro. 12-4, palla sotto per la numera che poi preferisce continuare lo schema con Bigot. Palla persa, recuperata prima da Battisti, poi da Giroldi. E Lasi adesso che manovra, Giroldi, una conclusione da due, anzi è da tre la conclusione di Giroldi. Forma, e so anche che pure negli allenamenti di questa settimana, in particolare nella partita d'allenamento di giovedì, però c'è stato un contatto con Ceccarini che andava verso la palla, non so se è intenzionale, però gli arbitri avrebbero potuto fermare. Lasi è terminato a terra, colpito duramente, Lasi a terra ci pare sanguinante, le cose non si stanno mettendo bene nella maniera più assoluta, non solo sulle tribune ma anche in campo. Questo fatto spiacevolissimo non doveva veramente accadere. Prima di dare giudizi, Guido, comunque vediamo come, che piega prenderanno le cose. Il Sassari che sbaglia questa conclusione con Donati, la manovra senese con Carraro in acrobazia, viene sbagliato nuovamente la conclusione da sotto, ma è Diego Pastore dopo 8 minuti e mezzo di gioco a impattare le sorti dell'incontro, mentre Brenci ha mandato in campo anche lui solamente due pedine nuove. Si tratta di Roberto Guerrini e di Lorenzo Carraro. Battisti a canestro e c'è un'ammonizione ufficiale anche a Giorgio Brenci. Da sotto Pastori elude anche la stoppata di Bini e va a canestro del diretto avversario, poi Guerrini viene stoppato da Bini ma Battisti molto coraggiosamente recupera palla, Mimmo Giroldi da fuori, è un canestro da tre questo che porta la Conad a quota 28. Carraro, vedete come gli uomini di De Sisti stiano seguendo individualmente gli avversari, Carraro e Diego Pastori sale a quota 18, Guerrini per Carraro tutto solo, Lorenzo Carraro a canestro che perde palla, poi la riconquista, poi un nuovo sbaglio a parte del Sassari, Visigalli è solo e può andare a canestro, Letterio Visigalli, massimo vantaggio della partita e della Conad. È un primo tempo che ha visto una partenza spedita da parte della numera Sassari
e una seconda parte che ha visto invece la Conad schierandosi a zona 2-3 e imbrigliando in qualche maniera le manovre degli avversari. C'è una zona 3-2, forse quella operata da De Sisti, e Guido Convalle mi fa segno che ho centrato in pieno, come del resto ha fatto Guerrini. Presente ora Bisigalli che sbaglia un tiro da tre, ma è Pastori che sta lottando come un leone sotto, cede palla a Battisti, esplode letteralmente al palazzetto la Conad a quota 53, la numera a quota 36. La De Sisti dovrebbe in qualche maniera forse ordinare dei tagli sotto che non arrivano, per quale motivo Guido? Bisigalli intanto recupera una buona palla e tocca quota 60 la Conad. Ci sono 13 punti di vantaggio a 7 minuti e 25 secondi dal termine e questo vantaggio deve essere mantenuto. L'asina acrobazia termina a terra ma trova un buon canestro. Io credo che la Conad, che negli ultimi 6 minuti ha segnato 6 punti, non debba rallentare tantissimo. Eccolo qua il canestro giusto al momento giusto di Mimmo Giroldi. Mossali, solo adesso si vede giostrare la palla sotto le plance, forse un po' tardi, apertura per Bisigalli, è tutto solo, Bisigalli va a schiacciare. Bisigalli va a schiacciare, ma più che altro è la Conad che stasera sta schiacciando questa Dinamo Sassari e infatti sta maturando sul campo una vittoria davvero schiacciante, Guido. Questo senz'altro è il canestro della staffa di Bisigalli che ha fatto un bellissimo secondo tempo. No, si recupera un altro pallone, cosa farà Pastori? E in un tripudio d'esultanza la Conad sta portando a casa questa vittoria, 18 punti per la squadra senese di vantaggio nei confronti del Sassari. La Mezzana, la Conad Mezzana porta a casa, come detto, questa vittoria, una vittoria sofferta, Guido, una vittoria che comunque premia, al di là di tutte le considerazioni, il grosso gioco dei senesi. 80-69, una buona prestazione, una festosa invasione, una gioiosa invasione da parte di qualche sostenitore senese che va ad abbracciare quindi i giocatori della Conad. 80-69 Guido. Comunque una vittoria netta in una partita all'inizio difficile che fa sperare bene, che testimonia del carattere di questa squadra. Non era difficile dire che la Dumera Sassari giocava avvantaggiata perché psicologicamente aveva un peso molto più leggero da sopportare.